Qui la fotocamera è pronta, ma iniziamo subito con i due protagonisti. Stiamo registrando questa intro da Samsung Galaxy S10 Plus e da Huawei P30 Pro. Vediamo subito come se la cavano. Li ho provati entrambi per diverse settimane, quindi posso riportarvi la mia esperienza, però ci sono degli aspetti che bisogna considerare, sono sempre soggettivi, ad esempio l'estetica. Non li amo entrambi particolarmente per le loro dimensioni, sono grandi, io ho le mani di medie dimensioni e quindi riesco ad afferrarli bene ma con qualche difficoltà. Sicuramente mi piace la posizione del tasto di accensione e spegnimento dove è stato posto su P30 Pro, ho qualche difficoltà, anzi più di qualche difficoltà invece sull'S10 Plus perché è posto davvero troppo in alto. Comunque entrambi hanno un'altezza di circa 158 mm, poco meno l'S10 Plus. Come d'altronde anche nello spessore sono 7,8 mm contro 8, ma come detto si assomigliano davvero tanto anche se poi il peso è differente. Sono infatti 175 grammi per l'S10 Plus e si sente in mano. Questa è infatti una delle cose che ho elogiato nella recensione perché fa poi la differenza anche in tasca. Sono 191 invece per il P30 Pro che include un hardware molto simile, forse una componente per la terza fotocamera tele un po' più importante. Ampio utilizzo di vetro, ovviamente le ultimissime versioni del Gorilla Glass per tutti e due, però parliamoci chiaro, se cade a terra non c'è Gorilla Glass che tenga, quindi bisogna comunque sempre utilizzare una cover e lì poi le dimensioni aumentano ulteriormente. Design molto pulito anche perché finalmente il lettore di impronte si trova sotto al display, posizione leggermente diversa e anche approccio differente perché abbiamo un classico lettore ottico, quindi che necessita di una forte illuminazione quando andiamo a pigiare su P30 Pro, invece un lettore ultrasonico su S10 Plus. Io preferisco quest'ultimo anche perché è un po' più rapido e soprattutto mi permette di utilizzarlo anche con le dita bagnate. Curiosa poi la scelta condivisa da entrambi i produttori di non elaborare più sistemi frontali di riconoscimento del viso particolari, quindi non abbiamo più il 3D su Huawei, non abbiamo più la scansione della retina invece su Samsung, tutto viene ormai convogliato verso il lettore di impronte. Altro gusto personale, io non bado tantissimo alla simmetria, infatti non mi dà noia il foro spostato sul lato, però l'apprezzo tanto quando parliamo della back cover perché io utilizzo spesso lo smartphone sul tavolo e quindi quando vado a toccarlo, magari a pigiare qualche concina, mi piace che stia fermo. Qui invece avendo su P30 Pro il sistema delle fotocamere sbilanciato da una parte, si muove un pochino, mi dà leggermente noia. Guardiamo per un attimo il display, tra l'altro ho la fortuna di essere sotto luce diretta del sole, quindi potete vedere anche un po' la resa, lì è vicino. Entrambi hanno una diagonale simile, leggermente più grande su P30 Pro, 6,47 pollici, e una risoluzione maggiore invece sull'S10 Plus, infatti Quad HD Plus. Scusate il gioco di parole. Detto questo, Huawei ha fatto un grande passo in avanti rispetto al passato, anche perché Samsung è sempre stata leader in questo comparto e adesso vedete che la distanza non è poi così ampia. Sotto luce diretta del sole abbiamo un picco sicuramente più alto sull'AMOLED, sul Super AMOLED del Samsung. Non credo ci sia bisogno di soffermarsi tanto sulle performance, direi delle cose forse scontate. Entrambi includono due dei migliori chip disponibili sul mercato mobile, 8 nanometri per Samsung l'Exynos, mentre 7 nanometri per il Kirin 980. Si può fare qualsiasi cosa, tutte le tasche principali possono essere esaudite senza problemi, ma anche quelle più esigenti, soprattutto nel gaming. Non ci sono davvero limiti per questi due top di gamma con la T maiuscola. 8 GB di RAM, diverse opzioni di storage, questo sono dettagli che trovate all'interno dell'articolo, quindi dotazione assolutamente completa, si può navigare alle massime velocità. L'unica piccola differenza sta nel Wi-Fi, perché su S10 Plus abbiamo quello di ultimissima generazione, Wi-Fi AX, che proveremo non appena abbiamo una gigabit a disposizione. Altra cosa fondamentale, l'autonomia, su questo non ci sono molti dubbi perché P30 Pro riesce a raggiungere lo scettro, riesce a raggiungere la prima posizione, è lo smartphone top di gamma con la migliore autonomia attualmente acquistabile. S10 Plus ci porta sicuramente a fine giornata, è soddisfacente nel suo complesso e soprattutto fa un passo in avanti rispetto alle precedenti generazioni, ma paga pegno. Come paga pegno, anche se parliamo di ricarica, P30 Pro riesce a sfruttare appieno le sue 40 watt in ricezione tramite il caricabatterie che troviamo in confezione.
praticamente dimezza i tempi rispetto a S10 Plus. Sappiamo che Samsung sta lavorando su qualcosa, magari lo vedremo quest'estate con i nuovi Note. L'altra faccia della medaglia sta nel software, perché per quanto Huawei riesca a essere sempre abbastanza completa, si perde un po' all'interno di quelli che sono gli elementi, i dettagli dell'interfaccia, mentre Samsung quest'anno con Android Pie è riuscita davvero a stravolgere un po' quelle che erano le credenze e ottenere soprattutto tanti tanti apprezzamenti con la One UI, che gira benissimo, è sicuramente più energivora, ma certamente più piacevole da scorrere, da utilizzare. Devo fare poi un plauso a Samsung che, nonostante si siano ormai ristrette tantissimo le cornici, è riuscita a mantenere il doppio speaker, quindi possiamo avere un audio stereo anche in chiamata, anche in viva voce, quindi una qualità complessiva migliore in uscita, provare per credere. Li chiamiamo smartphone, ma ormai vengono associati più che altro a delle fotocamere digitali, e quindi vediamo come scattano le foto e vediamo anche come girano i video. Allora, tanti esempi da vedere, partiamo subito con la principale. Vi faccio vedere in rapida sequenza questo scatto realizzato con uno e con l'altro, ovviamente per P30 Pro ho sempre scattato a 40 megapixel. Vedete come S10 Plus sia effettivamente più contrastato, un'ottica comunque meno luminosa, scatta a f2.4 di giorno perché non c'è necessità, mentre P30 Pro vedete tutto un po' più luminoso, il che è sicuramente positivo, però magari ho meno contrasto, meno visibilità qui ad esempio nella zona del cielo, non riesco a distinguere bene il blu, mentre su S10 Plus questa cosa mi riesce. Però il livello di dettagli è completamente diverso, quindi vediamo ad esempio questo piccolo filo, guardate su S10, vedete invece come ancora non abbiamo una perdita sensibile su P30 Pro. Passiamo alla prossima, in questo caso una foto che cambia un pochino meno rispetto alla precedente, quindi anche qui tantissima luminosità in più per P30 Pro, vediamo il cielo, stesso discorso che vale rispetto a prima, anche qui se poi ci avviciniamo andiamo a vedere ad esempio questi livelli, questi strati particolari del terreno, vediamo che poi su P30 Pro abbiamo molte molte più informazioni, quindi possiamo avvicinarci e estrapolare qualcosa che sia ancora credibile, mentre qui su S10 Plus si perde, sono ovviamente dimensioni differenti. Poi una piccola particolarità, su S10 Plus, ma anche S10 e gli altri, riesco a mettere a fuoco molto più facilmente, quindi questo fiorellino ad esempio mi sono riuscito a farlo in un primo scatto questa foto, mentre su P30 Pro ho dovuto farlo ben 3 volte per poi ottenere un risultato che non mi ha entusiasmato, nonostante poi mi piaccia anche quello che sia lo sfocato dietro, ho dovuto sfruttare poi la wide, ci arriviamo fra un attimo. Vediamo la resa anche di notte, questo S10, questo P30 Pro, cosa vedete? Io ci vedo sicuramente delle tonalità molto più rosse per P30 Pro, che sfalzano un pochino quella che è la realtà, quindi in realtà S10 Plus ha gestito molto bene questa zona, questa situazione di penombra, seppur ci sia poi un'arma in più per P30 Pro, perché può scattare anche in modalità notturna, e quindi vi faccio vedere la differenza, vedete quanta luce in più ad esempio qui sul campanile, faccio vedere quella di S10 Plus, quindi una differenza importante, guardate il bianco è veramente molto diverso, soprattutto qui vedo già del rumore di fondo, invece P30 Pro ha potuto raccogliere più informazioni. Si rischia sempre di realizzare degli scatti che siano un po' troppo luminosi, quindi state magari attenti a non esagerare con la modalità notte, questa cosa l'ho già ripetuta più volte, guardate anche le finestre, le informazioni qui in questa zona, leggermente più mossa nella modalità notte, però ho sicuramente qualche informazione in più, però complimenti a Samsung che senza una modalità notte dedicata riesce a far bene. Altro esempio qui di notte, S10 Plus si è comportato assolutamente bene, vediamo P30 Pro, vedete una riuscita molto simile, nonostante i LED siano cambiati, vedete qui è viola, qui è verde, ma poco importa.
Però poi abbiamo una modalità notte che cambia le regole, quindi vedete ad esempio l'ombra qui è stata completamente illuminata, ve lo faccio vedere rispetto a S10 Plus ma anche rispetto a P30, vedete una differenza decisamente importante, addirittura qui questa zona delle foglie dell'albero non si vede nella modalità automatica. Passiamo alla grandangolare, novità assoluta per i top di gamma Samsung, vi faccio vedere subito una differenza. Non so se l'avete notato, però l'ottica di P30 Pro è leggermente più spinta in avanti e l'angolo che riesce invece a inquadrare S10 Plus è più ampio, leggermente più ampio. Quindi due grandangolari leggermente diverse, con gestione poi dei colori e della luminosità completamente differente. Il verde è davvero molto molto diverso, abbiamo soprattutto un'ottica più luminosa su P30 Pro, la cosa non mi dispiace affatto, vedete anche la gestione qui sotto del cielo, delle nuvole, S10 Plus tende sempre a essere più contrastato, però perde dei dettagli, magari qui il tronco lo vedete molto più scuro, mentre qui possiamo vedere qualche elemento in più perché l'ottica, come dicevo, è più luminosa. Diversa gestione anche dell'HDR, molto simile, vedete anche in questo esempio, il cielo è più blu, colori meglio riprodotti a mio avviso per S10 Plus, nel complesso mi piace sicuramente di più, anche perché ha delle tonalità che sono comunque più variabili. Qui invece abbiamo una temperatura molto calda, c'era tanto sole, però che viene un po' spiattellata su tutto lo scatto. Qui vediamo invece i limiti della grandangolare di S10 Plus, che per quanto bella e appagante non può mettere a fuoco perché non ha l'autofocus, quindi ho fatto lo scatto che avete visto prima con il fiore. P30 Pro invece ha la super macro, quindi addirittura mi posso avvicinare tantissimo e mettere a fuoco fino a 2,5 cm e ottenere questo tipo di risultato, cosa che invece è impossibile con S10 Plus. Dobbiamo lì switchare sulla fotocamera principale. Ecco, questo è un vantaggio importante per Huawei. Passiamo invece di notte, S10 Plus fa molto bene, ve lo faccio vedere in sequenza. Ho scelto per P30 Pro invece uno scatto realizzato in modalità notte. Vedete questo mosso qui, ma anche qui di fianco, diciamo P30 Pro, ma anche S10 non sono condizioni ottimali. Comunque il risultato è più che buono, vedete P30 Pro ovviamente con la modalità notte riesce a catturare maggiori dettagli. Vedete qui la pavimentazione è sempre questione di gusti, comunque anche la grandangolare ha la modalità notte. Vediamo poi la tele, che è la vera novità, seppur non sia davvero riuscito a metterle a confronto, perché guardate, questo è uno stesso scatto, stessa identica posizione. Hanno due fattori completamente differenti, quindi non aveva senso metterle a paragone in maniera diretta. Queste sono le foto native. Possiamo comunque fare una cosa, magari spostarci. Vedete, ho ingrandito la foto di S10 affinché sia simile, quindi uno zoom digitale. La differenza non è poi così importante, però è evidente. Vi faccio vedere un altro esempio. Qui S10 Plus ho utilizzato un fattore 5x di ingrandimento digitale, quindi mi sono spinto, diciamo, con lo zoom digitale. Questa invece lo scatto con la fotocamera di P30 Pro, che già di default nativamente è 5x. Vedete la differenza dei colori? S10 Plus ha ovviamente illuminato tantissimo. Non si perde comunque più di tanto, anche se poi vediamo qui il cartello, avviciniamoci, vediamo il cartellino del cane, vedete S10 Plus comunque non delude poi così tanto con lo zoom digitale, ma P30 Pro ha un'arma in più. Poi finiamo con la modalità ritratto, si chiama differentemente per i due smartphone. Vi faccio vedere subito uno zoom per valutare quello che è la resa intorno ai capelli. Vedete, molto buona per S10 Plus, c'è qualche piccola imperfezione ma ci siamo davvero avvicinati tanto, siamo addirittura al 140%. Differente gestione dei colori, ma dei contrasti è completamente differente questo scatto. Vedete anche qui, non niente male il risultato. Vi ricordo che poi P30 Pro ha anche un quarto sensore TOF, quindi per gestire meglio questo tipo di risultati. Come vedete anche il bokeh è molto spinto per entrambi, sempre artificiale, mai assimilabile a quello di una fotocamera professionale. Non mi sono certo scordato dell'anteriore, quindi guardate questi autoscatti, la differenza, siamo ovviamente un po' più spinti nello zoom, vi dico fra un attimo a chi appartengono.
ottimi dettagli in questa foto, ma riconosco comunque già una perdita dei pixel, mentre qui lo definirei quasi eccellente, perché siamo su P30 Pro che con il suo sensore di immagine a 32 megapixel riesce davvero a fare la differenza. Quindi un'altra prova che poi non ne servono per forza due, ne basta uno ben fatto, e Huawei c'è riuscita. Diamo un'occhiata anche ai video, le vedete uno a fianco all'altro. Ho provato tutte e tre le fotocamere, la principale è ben stabilizzata su entrambi, S10 Plus mi piace leggermente di più, ma soprattutto ha una gestione migliore della temperatura. Vedete, P30 Pro sposta tutto verso il rosso, c'è tanta luce ambientale in questo caso, però ecco, S10 o comunque Samsung riesce davvero ad avere la marcia in più sui video, è probabilmente imbattibile sul fronte mobile insieme ad iPhone. Huawei ha sicuramente migliorato il tiro, ma deve ancora raggiungere quel livello. Vediamo anche la grandangolare come si comporta, sono praticamente molto simili, sempre un'ottica un po' più spinta per P30 Pro, S10 sempre ben equilibrato anche nei colori e nella temperatura, è molto omogeneo rispetto alle altre fotocamere. Poi vediamo infine la tele, in questo caso P30 Pro vince a mani basse, 8 megapixel stabilizzato che riesce a fornire tanti dettagli. Ho fatto un simile zoom però digitale con S10, il risultato non è assolutamente godibile come invece su P30 Pro. Infine ovviamente il prezzo, anche se poi non si distanzia chissà quanto, sono 30 euro che intercorrono tra il P30 Pro e l'S10 Plus. Se mi chiedete quale preferisci di due, personalmente vi dico nessuno, perché guardo con maggiore interesse i fratelli minori P30 ed S10, che stanno meglio in mano e stanno bene anche in tasca, però sono due fuori classe. Ditemi anche voi la vostra, perché poi è soggettivo anche gusti. Voglio sapere ad esempio se vi piace di più il notch o preferite anche voi il foro. Maggiori informazioni qua sotto, nel confronto ci sono tutte le foto che ho scattato, le potete anche scaricare a risoluzione completa ovviamente su hdblog.it.